Siamo con chi ha realizzato tutto ciò, 20 anni di passione, 20 anni di Romano Fitness, siamo con Salvatore Romano. Salvatore, quest'anno festeggi i tuoi 20 anni, da dove parte la tua storia? La storia parte nel 94, quando insomma partì questa avventura di iniziare a fondare quella che era il sogno insomma di una palestra, quella di, il sogno di fare dell'attività motoria, insomma una, un'arte, una, un modo con cui creare insomma un nuovo modo di fare attività motoria, quello di familiarizzare con i palestranti, insomma, quello di creare non un'attività motoria diciamo alla vecchia maniera, ma un'attività motoria fatta con persone che si divertono, che hanno un altro modo insomma di vedere, di fare con piacere quello che è il movimento, quello del muoversi. Ti volevo chiedere una cosa, in 20 anni quale magari se hai un rimpianto e se hai qualcosa che porti dentro come orgoglio? No, rimpianto no, ovviamente si tende sempre a migliorare ogni anno per anno, insomma, di cercare di migliorarsi come è dell'essere umano, insomma, sono molto tenace su questo e cerco sempre di innovare appunto sia con la ginnastica che con gli attrezzi. Il senso è quello sì, di allargarsi sempre, di avere sempre più soddisfazione, insomma, come questa qui di un'intervista insomma, fatta da un amico che ci dà quell'orgoglio di dire stiamo andando bene. Insomma. La Romano Fitness è anche un momento di aggregazione per la città di Ottaviano, giusto? Sì, diciamo insomma 20 anni abbiamo fatto qualcosa insomma a questo paese, diamo un contributo anche a quello che è la mentalità di Ottaviano, cerchiamo di far con i corsi della mattina delle signore di far fare un'attività motoria anche a loro, insomma persone anziane che si dedicano al movimento insomma, e quindi hanno il da farsi anche loro, insomma di non stare più a casa, insomma ma di creare una mentalità sul movimento. Romano Fitness è anche sponsor della Lirsa Pallavolo Ottaviano, i ragazzi vengono qui ad allenarsi, che esercizi fanno? Loro fanno una preparazione atletica, cioè mirata soggettivamente sull'atleta, con il quale insomma loro devono migliorare quei difetti che hanno appunto e concentrarsi su quella che è non so, uno che ha una lentezza dei movimenti, di migliorare, di farlo velocizzare quel movimento, come ci sono alcuni atleti insomma che si devono migliorare sull'elevazione e quindi si fanno esercizi specifici. Loro vengono lunedì, il giovedì quando loro possono venire e collaboriamo insieme con l'allenatore per creare appunto questa sorta di preparazione atletica. Di tutto l'anno insomma pallavolisti. In questa palestra si effettuano tantissimi corsi, quali sono i più seguiti dalla città di Ottaviano? Diciamo il corso mio, questo qua che vedete insomma che stanno qua, il corso di ginnastica a corpo libero, che insomma sono 20 anni che lo faccio, poi ci stanno i vari corsi come la scherma, come l'aerobica, come la total work, come hip hop, laboratorio musical, quindi cerchiamo, ecco, un'altra disciplina nuova, questo laboratorio musical che è da molto tempo che stiamo facendo, che è nuovissima, che sarebbe danza e in recitazione, insomma, fatta insieme, una cosa molto particolare che sta andando pure molto bene. In tutto questo non sei solo, ci sono delle persone che ti aiutano nei vari corsi. Senza di loro insomma non sarebbe nulla la palestra, cioè insomma l'aiuto degli istruttori è fondamentale. Ovviamente cerco di mettermi davanti di persone molto competenti appunto che diano quella mentalità, come di seguirmi insomma nel modo in cui fare e approcciare insomma con il paziente, con il cliente. Quindi sì, c'è anche questo che dopo spero che intervistate insomma i vari istruttori che danno una mano, da Antonello a Maria, Chetti, insomma tutti i vari istruttori. Per iscriversi alla Romano Fitness come bisogna fare? L'iscrizione, bisogna venire in sede, poi bisogna vedere in base alle esigenze della persona se ha delle patologie o meno e poi bisogna dire il tipo di attività che può fare. Quindi molto dipende dalla patologia della scheda, come è strutturata la colonna vertebrale e poi appunto far fare un determinato tipo di attività. Salvatore, siamo con uno degli istruttori, presentacelo. Allora, uno dei storici della palestra romana è Antonello, siamo molto fieri di averlo con noi, istruttore della sala attrezzi. Antonello D'Alessandro. Antonello, il tuo ruolo qui? Niente, noi ci occupiamo di ragazzi
diciamo loro vengono, ci chiedono quelli che sono i loro obiettivi, sia gli uomini che le donne, e in base a quello che loro vogliono raggiungere noi cerchiamo di fargli una scheda appropriata, un lavoro appropriato a quello che loro hanno intenzione di raggiungere. C'è chi chiede di mettere massa muscolare, chi invece più per la tonificazione, che vuole dimagrire. Noi cerchiamo, alla base c'è sempre l'alimentazione, questa è una cosa molto importante, perché non è che si possa pensare che in palestra si fanno dei miracoli sotto questo punto di vista, devono metterci comunque del loro con l'alimentazione, e poi noi li invitiamo in quanto con una scheda mirata possono comunque raggiungere con un minimo di 3 presenze, dalle 3 alle 5 presenze settimanali, quello che loro vogliono raggiungere. Quindi possiamo intuire che il tuo corso si svolge tutti i giorni qui alla Romano Fitness? Sì, noi la sala attrezzi è aperta, è accessibile tutti i giorni, si può venire tutti i giorni tranquillamente. È normale che gli attrezzi non possono essere fatti proprio tutti i giorni, però noi poi sta a me decidere come farli lavorare, se fargli alternare il lavoro cardio con il lavoro con gli attrezzi, oppure dividergli i gruppi muscolari tranquillamente, però sì, accessibile tutti i giorni tranquillamente. Siamo con un altro degli istruttori della Romano Fitness, Apicella. Qual è il tuo ruolo qui alla Romano Fitness? Eseguo il corso di Pilates con delle signore. Disciplina molto molto olistica, soprattutto negli ultimi tempi si sta portando tantissimo, dove c'è un allungamento della colonna vertebrale, si lavora molto sul core e diciamo sul rinforzo degli addominali e della zona pelvica. Quando si svolge? Si svolge lunedì e mercoledì nella palestra Romano dalle 7 alle 8. Siamo con l'istruttrice Maria Severano della Romano Fitness. Maria, il tuo corso consiste? Allora, il mio corso è di full body. In pratica è un insieme di aerobica, zumba, tonificazione e un buon bruciagrassi, e nel contempo tonifichiamo anche. Quindi per noi donne è molto indicato. Quando si svolge? Il lunedì, il mercoledì alle ore 8, 20, 21 e il venerdì 19, 20. Siamo con l'istruttore Michela Pietra. Michele, il tuo corso consiste? Allora, qua facciamo un corso di kickboxing ed MMA, arti marziali miste. Se ne sente molto parlare, specialmente in questo ultimo periodo. Noi siamo uno dei precursori, diciamo, uno dei gruppi precursori di questa attività in questa zona. Facciamo parte di una scuola che è la Chicago, che porta avanti questa attività già da un bel po', già con i nostri maestri, abbiamo già una bella tradizione. Nella fattispecie, qui portiamo avanti un settore di gare riconosciuto totalmente dal CONI, siamo affiliati XEN, facciamo gare, stage, l'ultimo dei quali abbiamo fatto anche una delle personalità più in voga e più in spicco contemporanee, quella Re Diogo, chi conosce il settore sa sicuramente le Crazy Team, siamo molto orgogliosi. Ti volevo chiedere il tuo corso, quando si svolge qui? Allora, noi siamo qui da lunedì, mercoledì e venerdì, il lunedì dalle 9 alle 10 di sera, mentre il mercoledì e il venerdì facciamo dalle 8 alle 10 di sera per entrambi i corsi, un'ora dalle 8 alle 9 per la geek e dalle 9 alle 10 per l'MMA. Siamo con la mamma di Salvatore Romano. Signora, si aspettava un successo per suo figlio così grande? No, non me lo sarei aspettato, però per tanti sacrifici fatti lo meritava. Sin da piccolo sognava di creare una palestra? Sì, sempre, sempre. E la famiglia l'ha sempre sostenuto? Sì, sempre. Siamo con Tessa Annunziata, istruttrice di danza. Alla Palestra Romana è possibile anche venire a ballare? Certo, e non solo con la danza classica e moderna, ma anche con il musical, che è una nuova disciplina che abbiamo presentato dall'anno scorso, e poi con la ginnastica ritmica artistica. Quanti ragazzi avete? È una trentina, sì. La danza negli ultimi anni è diventata una disciplina molto seguita anche grazie ai vari programmi televisivi. Insomma, questo, quindi riuscite ad avere anche sotto questo punto di vista una grande partecipazione? Sì, non solo per quanto riguarda i programmi televisivi, ma anche nei teatri, i musical, appunto con questa nuova disciplina, e cerchiamo di preparare i ragazzi, i bambini al meglio. Quindi
preparate anche degli spettacoli. Sì, grande successo anche dell'anno scorso del saggio di quest'anno con Cenerentola, Violetta che è seguitissima dai bambini e i bambini soprattutto si sono divertiti. Con Giovanni Pascalicchio, istruttore di Kung Fu, sì. Alla palestra Romano avete tanti ragazzi che vengono a fare Kung Fu? Fortunatamente sì, la palestra è piena di ragazzi che vogliono imparare questa disciplina. Disciplina particolare, c'è bisogno di concentrazione. Sì, abbastanza. Il Kung Fu è un'arte marziale, arte del duello e della guerra, e qui insegniamo l'autodifesa, quindi tecniche di difesa personale, sia maschile che femminile. Il Kung Fu è adatto a tutte le persone, quindi non ha limiti di età, dal più piccolo fino alle persone di 60 anni possono praticare questa disciplina. In quali giorni praticate questa disciplina? Pratichiamo questa disciplina il martedì e il giovedì, dalle 5 fino alle 9. È un messaggio per Salvatore? Vabbè, ringrazio Salvatore che ci dà la possibilità di fare queste discipline in questa palestra. Siamo lato lato. Cinque, uno, incrocio lato. Punto, tre, spadolo bene. Punto, tre. Con Carmen e Armando, la maglia sudamericana, questa sera la palestra Romano si balla danza caraibica. Sì, teniamo questo corso per quanto riguarda i principianti, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 10 e anche il mercoledì però il corso intermedio. È un bel gruppo, per fortuna, ovviamente le parole chiavi sono formazione, divertimento e passione, devo dire che stiamo andando tutti alla grande. Passione sudamericana, riuscite a trasmettere a questi ragazzi questa danza, questi movimenti, la sensualità, riescono, come recepiscono questi danni? Piano piano stanno riuscendo, ovviamente ogni cosa ha il suo tempo, però piano piano stanno entrando, canalizzando proprio quella metodologia, quella cosa di ballare, di divertirsi, ballando e divertirsi. Questa è la prima cosa importante. Sono magari i ballerini più esperti e poi quelli ai primi passi, cioè più difficoltà passi. Magari con questi ragazzi ai primi passi? I primi passi sì, i primi passi sono difficilissimi all'inizio, però piano piano con la caparbietà che hanno stanno intraprendendo questo percorso che speriamo porta bene, porta risultati. Qual è il consiglio che date anche a chi insomma ha un nuovo approccio con questa danza? Fare sempre ciò che gli piace e farlo con passione e dedizione. Per chiudere mandate un messaggio a Salvatore. Il tutto parte da qui. Appena entrata alla Romano Fitness trovate l'amministratrice della Romano Fitness. Io lavoro qui da 8 anni, però sono palestrante da 19 anni. Quindi è stata promossa? Sì, ebbene sì. Quindi il suo passaggio da palestrante a amministratrice significa che con Salvatore ha un rapporto eccezionale. Sì, sì, abbiamo un bellissimo rapporto. E tanti anni fa come mai ha scelto la Romano Fitness? Perché ho trovato serietà, professionalità e anche tanta familiarità. Un messaggio per Salvatore? In bocca al lupo per tutto. Che deve continuare così. Continua così, in bocca al lupo, ti voglio bene. Salvatore, ti vogliamo bene, Salvatore. Salvatore, sei un grande, grazie di tutto. Grazie a voi. Ma un messaggio per Salvatore... Io non ho nulla da dire, in quanto questa palestra per me è ottima, è perfetta così com'è, non ha difetti. Il corso di Salvatore, anche il corso di ginnastica di Salvatore ho frequentato, è ottimo. Qualsiasi cosa qui per me è ottima. Continuo così, sei il migliore. Il Salvatore è quello di continuare a impegnarsi così e di continuare a dare anche dei valori di correttezza e di sportività. Vai Salvatore, forza! La palestra Romano dove il benessere di famiglia! Siamo nel quartier generale della Romano Fitness con il titolare Salvatore Romano. Dopo questo excursus nella palestra, questa passeggiata, abbiamo visto che c'è tanta passione e tanto divertimento. Beh, io vorrei ovviamente ringraziare tutti gli istruttori, tutti i palestranti che veramente ringrazio di cuore per tutto l'affetto insomma, che hanno mostrato in questa intervista e ovviamente ringrazio mia moglie e i miei due figli. Quindi grazie per questa collaborazione e sempre più cerchiamo di migliorare insomma, senza fermarsi mai. Grazie.